Ammonta ad oltre 300.000 euro il sequestro preventivo per equivalente sui valori mobiliari e immobiliari disposto dal Tribunale di Locri su richiesta della locale procura al termine di un'indagine condotta dal gruppo della Guardia di Finanza di Locri, che ha smascherato una truffa ai danni dell'INPS, segnalando soggetti che a vario titolo si sarebbero resi responsabili dell'indebita percezione di assegni sociali. Sono 12 le persone che risultano allo Stato indagate a vario titolo e con modalità differenti dalla Procura di Locri per truffa aggravata ai danni dell'INPS. L'attività investigativa condotta dai finanzieri riguarda alcune persone che di fatto risultavano emigrati in paesi dell'America Latina, dove avevano stabilito la fissa dimora pur risultando anagraficamente residenti in Italia e che al compimento del 65° anno d'età rientravano in Italia per il tempo strettamente necessario per adempiere alle previste formalità per l'ottenimento dell'assegno sociale istituito con legge 335 del 1995. L'indagine si è svolta sotto il coordinamento del procuratore capo di Locri, Luigi D'Alessio. Il pubblico ministero, condividendo la tesi investigativa, avanzava richiesta al giudice per le indagini preliminari di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente. Il GIP di Locri, all'esito delle proprie valutazioni, avendo accertato l'assenza di uno dei requisiti necessari per l'accesso al beneficio dell'assegno sociale, ossia la dimora abituale e stabilire sul territorio nazionale, ha riconosciuto la sussistenza del fumus della truffa aggravata, disponendo il sequestro preventivo.